La subordinata relativa è una subordinata introdotta da un pronome relativo che ha due funzioni. Sostituire un elemento della frase, svolgendo dunque la funzione di pronome, e al contempo collegare due frasi. Facciamo un esempio. Eri prelium in planitie pugnatum est, nostri id vicerunt. Abbiamo due frasi separate dal punto fermo. Ieri è stata combattuta una battaglia prelium in pianura. I nostri hanno vinto quello, cioè prelium. I nostri l'hanno vinta. Come collegare le due frasi separate dal punto fermo? Semplice. Introducendo un elemento di collegamento tra le due frasi. Questo elemento è il pronome relativo, che sia in latino che in italiano funge da ponte tra le due frasi. Vediamo come. Eri prelium quod nostri vicerunt in planitie pugnatum est. Cosa è cambiato rispetto alla situazione precedente? Nella vignetta precedente avevamo due frasi distinte, separate dal punto fermo. Qui le due frasi sono collegate dal pronome relativo quod, neutro, singolare, riferito a prelium. Ieri la battaglia che i nostri hanno vinto è stata combattuta in pianura. Come si vede dallo schema, il quod collega le due frasi che nella situazione precedente erano separate. In questo caso la subordinata relativa si dice propria perché svolge nel periodo la stessa funzione che nella frase viene svolta dall'attributo o dalla posizione, ossia specificare un termine della reggente. Nel nostro caso, che i nostri hanno vinto, nostri vicerunt, contiene un'informazione aggiuntiva sul prelium. Potremmo tradurre la battaglia vinta dai nostri. Tale informazione è una caratteristica, un attributo della guerra. Quando è propria, la relativa è sempre espressa con il modo indicativo. Vicerunt è infatti il perfetto indicativo attivo di vinco, vincere.